Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca giudiziaria e parliamo subito del processo Carichieti perché si è svolta questa mattina la prima udienza per il processo appunto per il crack della cassa di risparmio, un fallimento che potrebbe girarsi attorno agli 800 milioni di euro, vediamo. Si è svolta questa mattina l'udienza che dovrebbe portare alla dichiarazione di fallimento della ex Carichieti. Nel dettaglio l'obiettivo ruota intorno alla decisione di insolvenza per il vecchio istituto di credito e sul tavolo sono state presentate tutte le carte finora coperte da riservo. Davanti al giudice delegato Nicola Valletta si sono seduti l'attuale amministratore di Nuova Carichieti Salvatore Immordino e il commissario liquidatore Massimo Bigerna. Ad una prima stima non confermata si contano più di 800 milioni di deficit. Sotto questo profilo ci sta pensando lo Stato perché ha approvato questo decreto eh, che prevede il rimborso se non totalmente ma in buona parte delle obbligazioni subordinate. Diciamo questa è l'unica soluzione possibile perché la la procedura della Carichiedi, come dicevo prima, non ha assolutamente disponibilità, non c'è assolutamente niente all'attivo e quindi non sarebbe in grado di procedere a nessun rimborso. Per le altre banche già, questo già è stato fatto e speriamo che anche il Tribunale di Chiedi proceda abbastanza velocemente in questo accertamento. Quindi anche perché i tempi sono importanti. Al centro dell'interesse resta il destino dei correntisti che hanno perso tutti i loro risparmi. Se verrà confermata la dichiarazione di stato di insolvenza, seguirà l'apertura del fascicolo per bancarotta fraudolenta da parte della Procura di Chieti e da qui anche la questione della responsabilità degli ex amministratori dell'istituto di credito. Poi si apriranno tutte le azioni civili e penali tese ad accertare quali siano state le vere cause di questo dissesto e naturalmente addossare le responsabilità a coloro che le hanno determinate. Ed ora l'udienza per il processo Morosini, le procedure seguite sul campo da gioco per soccorrere Pier Mario Morosini hanno evidenziato una condotta attiva a salvare, volta a salvare la vita del giocatore, ma sono risultate non conformi alle linee guida internazionali con riferimento al mancato uso del defibrillatore, in questi casi indispensabile, e alle modalità di rianimazione polmonare apparse non sufficienti. Corrette. Così, davanti al Tribunale Monocratico di eh, Pescara, eh, ha parlato l'anatomo patologo Cristian Dovidio, eh, perito della eh, Procura, che eseguì l'autopsia sul calciatore del Livorno, morto il 14 aprile 2012 sul manto erboso dello Stadio Adriatico di Pescara durante la partita di Serie B, proprio tra Livorno e eh, Pescara. E poi ancora il patto per lo sviluppo e per il lavoro proposto dal governo regionale è stato presentato alle parti sociali questa mattina in regione a Pescara. All'incontro hanno partecipato i segretari regionali di CGL, CISL, Will e UGL, i presidenti regionali di CONFAPI, CIA, CNA, CONF Agricoltura, CONF Artigianato, CONF Commercio, CONF Esercenti e Confindustria. Sono 27 i punti contenuti nella bozza di patto, mentre sono 4 i macrointerventi che qualificano l'azione di governo, impresa, lavoro. Lavoro e sviluppo, start-up, istruzione, ricerca e formazione sociale ed infine un protocollo d'intesa sulla fiscalità. Nel corso dell'incontro si è discusso anche del Master Plan, il cui schema è stato riproposto anche nel Patto per lo Sviluppo. La data della firma del Master Plan, ha detto il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, dipenderà dall'agenda politica del Presidente Renzi. Il documento è chiuso e finanziato, ha continuato D'Alfonso che ha ricordato come l'Abruzzo, tra Master Plan, Porfes, FSM, Edilizia Sanitaria e PSR, avrà a disposizione una mole di risorse pari a circa 3 miliardi di euro. E la senatrice 5 Stelle Enza Blundo annuncia interrogazioni al Ministero per conoscere la compatibilità ambientale delle opere contenute nel Masterplan. Grillini e movimenti civici all'attacco del masterplan, il megapiano di opere pubbliche annunciato dal Presidente D'Alfonso da decine di milioni di euro. La senatrice Penta, stellata Enza Blundo, annuncia interrogazioni al Ministero per valutare sia la compatibilità ambientale delle infrastrutture sia l'effettivo ritorno costi-benefici per il territorio abruzzese. Sicuramente chiederemo al Ministro di attenzionare quello che sta accadendo nella nostra regione perché continuano a prevedere delle opere impattanti di grande rilevanza senza però considerare innanzitutto il tipo delle indagini che devono essere fatte, ovvero la VAS e, e quindi devono essere eh, valutate eh, dal punto di vista di una collocazione nel territorio e poi senza valutare neppure costi-benefici, senza valutare un piano strategico d'insieme e quello che sarebbero le ricadute, ma eh, la reale possibilità di portarle a termine. Da Roma all'emiciclo dove la senatrice annuncia un'azione del gruppo consigliare dei 5 Stelle. Abbiamo già fatto l'incontro con i consiglieri e per quanto riguarda la loro peculiarità, il loro ruolo chiederanno l'effettivo ritorno in consiglio proprio perché ci siano questi approfondimenti. A Rigopiano, nel comune di Farindola, questa mattina si è tenuto un incontro con i presidenti delle province di Pescara, L'Aquila e Teramo, il presidente della regione D'Alfonso e i sindaci dei comuni di Farindola, Carpineto della Nora, Ofena, Castel del Monte, Villa Santa Lucia, Castelli e Villa Cegliera. L'obiettivo è stato quello di condividere e formalizzare l'avvio di due protocolli d'intesa tesi a valorizzare due aree montane di interesse naturalistico e turistico: l'area Farindola, Castell Castelli e Castel del Monte all'interno del parco nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga e l'area del Voltigno. Dio ci ha dato delle bellezze straordinarie, tipo queste terre alte, la montagna che unisce Abruzzo al suo interno, le province di Pescara, di Teramo e dell'Aquila. Noi abbiamo soltanto il dovere, il bisogno di rendere questi luoghi raggiungibili nel pieno rispetto della natura e delle bellezze della natura. Attraverso questo investimento noi finalmente riempiamo un vuoto di comodità e di sicurezza infrastrutturale che poi dovrà dare luogo all'espressione di questa straordinaria potenza. Attraverso questa montagna ed altre abruzzesi noi riusciamo finalmente a collocare turisticamente l'Abruzzo. Ci sono 60 milioni di pensionati americani che guardano con interesse l'Abruzzo ma anche tanta altra potenziale domanda dell'Europa. Noi dobbiamo superare il rapporto tra desiderio di venire e realtà della venuta. Investire sulle infrastrutture, sulla piena conoscibilità del prodotto Abruzzo significa anche consentire che l'Abruzzo si trasformi in maniera definitiva in una destinazione. Il ricorso d'urgenza presentato al TAR dall'Aveco di Martinsicuro ha portato alla ripresa dell'attività della fonderia. Nonostante, questa preoccupazione è stata, eh, nonostante ciò, eh, preoccupazione è stata espressa questa mattina dalla Fiom CGL e dalla CISL, poiché manca ancora l'autorizzazione edilizia e ovviamente il prossimo ostacolo da superare è l'udienza dell'11 maggio. Accolto dai giudici ricorso d'urgenza, ha ripreso oggi l'attività della VECO di Martinsicuro. In attesa del giudizio nella sede collegiale, il presidente Antonio Amicuzzi ha accolto l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche, ritenendo che sussistono le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da consentire la dilazione fino alla prossima Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare prevista per l'11 maggio. In attesa del giudizio nella sede collegiale, la fonderia, ferma a causa di una determina dirigenziale della la regione che ha bloccato la produzione ha ripreso l'attività, ma è ancora in attesa dell'autorizzazione edilizia. C'è un'azienda che investe, sta facendo degli investimenti per ridurre l'impatto ambientale, così come è richiesto dall'AIA, ma dall'altra parte c'è una burocrazia che impedisce questi investimenti. Perché se da una parte la regione chiede che vengano rispettate le prescrizioni dell'AIA, dall'altra sembrerebbe la sovrintendenza ai beni culturali non rilascia i permessi per poter costruire e quindi per poter rispettare appieno quelle che sono state le prescrizioni dell'AIA. Noi ci auguriamo che che l'11 maggio venga definitivamente accolto il ricorso al TAR, ma altrettanto e ancora di più ci auguriamo che a più presto arrivino le concessioni, concessioni edilizie per poter far sì che l'azienda in maniera tranquilla possa riprendere definitivamente la produzione. La lotta dei lavoratori comunque ha consentito già a gennaio di riprendere la produzione, oggi vogliamo che quella coproduzione rimanga perché il nostro territorio non può permettersi neanche la perdita di un posto di lavoro. La CISL di Teramo interviene nuovamente sul futuro dei 50 lavoratori della Maccaferri di Castilenti, nonostante le promesse fatte dalla Regione ad oggi nessuno è intervenuto. Chiusa dal primo di gennaio la Marcaferri con le promesse da parte della Regione di eh, un intervento. Ancora ad oggi nessun interesse, quindi non si sa ancora il futuro dei 50 lavoratori. La Marcaferri è caduta nel dimenticatoio proprio totale di tutto e di tutti. Hanno lasciato in mezzo alla strada pari di famiglia e sceso il sipario e nessuno ne parla più. All'epoca si parlava, abbiamo fatto dei tavoli anche in Regione dove c'erano potenziali acquirenti, addirittura il sindaco di Castirendi si impegnò. E disse che aveva trovato eh, tre eh, compratori, magari per eh, riconvertire pure l'azienda. Non se ne è saputo più niente, non si è mosso più niente e di fatti Castilendi è rimasto il deserto che è e continuerà a peggiorare secondo me. Cosa farete ora? Noi cercheremo di riaccendere l'attenzione sul sito di Castilendi, Sappiamo già che la Maccaferri non produrrà più a Castilendi perché di fatto ha smontato tutti gli impianti. Il problema è un altro, il problema è riconvertire questo capandone che ha abbandonato e magari cercare di creare nuovi posti di lavoro e che qualcuno si interessi a far sì che porti della produzione e del lavoro a Castilendi. Proprio ieri era il primo maggio e a me venivano proprio in mente questi lavoratori perché il primo maggio degli ultimi non ne ha parlato nessuno. Nel prossimo servizio parliamo del piano delle opere pubbliche triennale al Comune di Pescara. Piano triennale sulle opere pubbliche e bilancio, questi temi caldi che nei prossimi giorni terranno impegnati sui banchi maggioranza e opposizione del Comune di Pescara. Un bilancio che come termine ultimo prevedeva il 30 aprile ma che, come spiega il sindaco Alessandrini, richiederà una proroga nei tempi, senza contare le opposizioni che già vantano qualche migliaio di emendamento sul piatto. Cominciato da qualche giorno il Consiglio Comunale, una sessione ampia in cui ci sono stati anche altri argomenti trattati, il documento unico di programmazione il piano delle alienazioni immobiliari. Il Presidente dell'Anci Fassino ha scritto al Ministro Alfano per un allungamento dei termini in quanto molti comuni hanno difficoltà a rispettare questa scadenza, noi diciamo, lo diciamo anche con un certo orgoglio, pescare è sempre stata puntuale da questo punto di vista e non è un dato scontato. Secondo il centrodestra il piano triennale è la base sulla quale muovere i prossimi passi, contando lo stato di deterioramento che già da tempo è stato denunciato anche dai cittadini. Noi abbiamo proposto una serie di, di emendamenti credo migliorativi perché riteniamo che questa città abbia bisogno di eh, molta tantissima manutenzione ordinaria. Eh, ci sono eh, vie, tante vie della città prive di segnaletica orizzontale e verticale già da molti mesi, ci sono eh, buche eh, in tutte le strade principali, non solo periferiche della città, cioè per il bilancio abbiamo intenzione invece di migliorare alcune poste che sono, risultano vuote dalla, dalla previsione di bilancio, eh, pensiamo al sociale. Per il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Teramo, Fabio Berardini, il bilancio di previsione approvato dalla Giunta è un bilancio che azzera i fondi destinati alla cultura, mentre per il consigliere di maggioranza di Sabatino Martina è un bilancio che nasce con un macroscopico vizio politico. Bilancio di previsione approvato dalla Giunta, non concordato da alcuni, adesso arriverà in Consiglio Comunale. Sì, esatto, questo è il bilancio dell'azzeramento ai fondi alla cultura e quindi noi pensiamo anche che ci debba essere un azzeramento dello stipendio dell'assessore Luca Antoni che a questo punto diventa ancora più inutile. Eh, ovviamente non è stato concertato con alcuni esponenti della maggioranza, alcuni dissidenti. Noi speriamo che se rimane un briciolo di onestà intellettuale a cui questi dissidenti dovrebbero votare contro questo bilancio che è solo fatto di mosse di facciata, mosse politiche. Nasconde diversi tagli sia alla cultura e sia alle manutenzioni. Vogliono ulteriormente indebitare il comune allungando due mutui per rifare gli, asf per rifare gli asfalti, ovviamente ehm, dichiarando apertamente che eh, non hanno eh, fatto eh, i i tagli che dovevano in passato e quindi adesso sono arrivati a questo punto a dover indebitare ulteriormente il comune per recuperare alcuni soldi che sono stati sprecati in precedenza. Per Alfonso di Sabatino Martina, del gruppo civico Teramo soprattutto, il bilancio di previsione del Comune nasce con un macroscopico vizio politico. Secondo l'ex vice sindaco, che nella passata consigliatura aveva proprio la delega alle finanze, l'adozione del documento contabile da parte della Giunta avrebbe dovuto seguire e non precedere l'imminente chiarimento interno alla conizione, da cui dipende la sopravvivenza dell'amministrazione. Dopo l'aumento del 20% della Tari, i consiglieri di opposizione al Comune dell'Aquila annunciano battaglia e i Salvignani promuovono la raccolta firme per ottenere lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. È un bilancio lacrime e sangue quello che arriverà nella prossima settimana in Consiglio comunale. Tutta colpa, sostengono Cialente e i suoi, dei mancati trasferimenti da Roma dei milioni necessari per coprire le minori entrate legate al post-sisma. In attesa dello strumento finanziario, la maggioranza ha già deliberato un aumento del 20% della Tari, le tasse sui rifiuti. Un atto inaccettabile per i Salviniani che hanno promosso una raccolta firma per mettere in minoranza il sindaco e i suoi ed arrivare allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Beh, quello che si è verificato è veramente indecente. Eh, ormai questo comune eh, è un comune dove c'è la tassazione altissima. Ogni anno sono ormai tre anni che aumentano continuamente. Non solo a livello nazionale il PD eh, aumenta le tasse e le riverbera sui livelli locali, ma questa amministrazione continua su questa strada per adesso hanno fatto solo e dobbiamo ringraziarli perché così è, ha detto il sindaco che c'è stato un aumento del 20%, ma il rischio è che l'aumento arrivi al 50%. È inaccettabile, è inaccettabile che ci sia un bilancio ad oggi lacrime e sangue e molto probabilmente non si sa quando verrà approvato e come verrà approvato, se verranno tagliati ancora ulteriormente i servizi, noi riteniamo che l'unica strada sia quella di sciogliere questa amministrazione, di sciogliere il Consiglio comunale. Abbiamo già detto chiaramente siamo pronti eh, pronti il notaio per poter raccogliere le firme per arrivare a 17 e far cadere l'amministrazione, ci aspettiamo che qualcuno eh, da parte dei colleghi dell'opposizione, anche il problema è che ci vuole anche qualcuno della maggioranza che predica bene, cioè si lamenta ma poi l'atto pratico non è conseguenziale, dico con estrema franchezza che ad oggi ancora non, da parte degli altri non ricevo nessuna telefonata. Visita istituzionale questa mattina all'Agbe di Pescara a visitare la struttura dell'Associazione delle Famiglie dei Bambini Impegnati nelle Lotte, nelle TERAPIE ONCO-EMATologiche all'Ospedale Santo Spirito. C'erano il parlamentare del PD Antonio Castricone e l'assessore regionale Silvio Paolucci. Associazioni sempre più impegnate nel sostegno della sanità pubblica, sempre più spesso a coadiuvare una richiesta crescente di cure e servizi, ci sono organizzazioni no profit che scendono in campo per dare il proprio contributo al miglioramento dell'esperienza terapica. A Pescara Lagbe garantisce assistenza ai piccoli pazienti affetti da leucemie e ai loro nuclei familiari. Questa mattina a visitare la struttura che ospita da sette anni le famiglie richiedenti ci sono due rappresentanti delle istituzioni abruzzesi, Antonio Castricone e parlamentare del Partito democratico e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Un'offerta che sta a guardare anche la protezione del nucleo familiare, dei parenti, dei genitori, degli altri figli e che comunque permette tra l'altro qui a qualche metro a poca distanza dall'ospedale di avere un supporto indispensabile quando purtroppo le famiglie si trovano in queste condizioni. Il mondo del volontariato, dell'associazionismo, anche quello del sociale collegandolo a quello che è un percorso di assistenza è addirittura fondamentale. Nel futuro renderà peraltro più di qualità il sistema e allo stesso tempo più sostenibile. E peraltro la qualità degli investimenti che la sanità anche regionale sta portando sul percorso oncologico credo sia significativo e che debba essere ancora di più rilevante nel proseguo dei prossimi mesi. Un impegno costante da parte dell'Associazione dei genitori dei bambini affetti da emopatie che prosegue la sua marcia annunciando nuovi spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie che si trovano ad affrontare questo delicato percorso, un numero che cresce di anno in anno. Noi abbiamo da poco acquistato un'altra un struttura, tra l'altro adiacente a Casa 30 Ore. E contiamo nel corso del prossimo anno, nel 2016, di ristrutturare e cercare di, di, di portare a termine almeno altri due appartamenti. La band Teramana Sotto i Cieli di Rino, da sempre vicina alle categorie sociali più deboli, ha offerto un momento di musica ai detenuti della casa circondariale di Castrogno. Un momento musicale sulle note delle canzoni di Rino Gaetano è stato vissuto sabato pomeriggio dai detenuti del carcere Teramano di Castrogno, ai quali la band locale, sotto i cieli di Rino, ha offerto un concerto con musiche e testi del cantautore italiano, esibendosi nella sala teatro dell'istituto penitenziario. Un concerto nato da un'iniziativa della band Teramana, da sempre vicina alle categorie sociali più deboli, promossa per far sentire ai detenuti la vicinanza della comunità, così come spiegato dal leader. Dante Sbraccia. È stata una nostra iniziativa per poter stare vicino a queste, a queste persone e per rendergli un po' un momento di serenità e per, per far conoscere il novietano anche a, in questo quest ambiente. La scelta di portare in carcere le canzoni di Rino Gaetano non è stata casuale. Rino ha descritto la società del suo tempo in modo quasi pirandelliano. È stato uno dei pochi ad avere il coraggio di parlare e dire cose anche pericolose per il suo tempo. Il Rino Gaetano invece era uno che aveva coraggio e forse per questo che è scomparso presto perché poi ha avuto crisi esistenziali, eh, si è lasciato un po' andare. Quindi noi sappiamo cosa vuol dire avere problemi esistenziali, molti non lo sanno. Quindi facciamo un applauso a Rino Gaetano. Eventi che il direttore del carcere Teramano accoglie sempre senza indugi. Il detenuto viene messo in una condizione di trascorrere una parte della sua giornata in serenità, in completa evasione magari rievocando come questo gruppo sa fare che è Sotto Cieli di Rino che è un gruppo teramano che ha proposto gratuitamente di prestare la propria attenzione al carcere con canzoni che rievocano questo grande cantautore. e quindi i tenuti non possono che rimanere entusiasti dell'iniziativa trattamentale che noi abbiamo offerto loro. E ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie B nella settimana che porterà al derby tra Pescara e Virtus Lanciano di domenica prossima alle 17.30. Da oggi alle ore 10 sono aperte le vendite dei tagliandi per i tifosi del Pescara presso tutte le ricevitorie Ticket One e presso i due store ufficiali, uno di Via Regina Margherita, l'altro presso il centro commerciale Polo. Porto Allegro di Montesilvano. Intanto sul fronte squadra lo sapete: sabato scorso si è infortunato il centrocampista Rolando Mandragora, per lui stagione finita, frattura del quinto metatarso del piede destro. Oggi l'operazione alla clinica Fornaca, tutto ok per lui, ma tempi di recupero entro i due mesi e mezzo. Ascoltiamo il responsabile dell'area medica della Pescara Calcio cioè il professor Salini. Professor Salini, analizziamo dunque la situazione nell'infermeria Bianco -azzura. partiamo da Mandragora, l'ultimo infortunato, ci sono delle novità perché stamane è già stato sottoposto all'intervento chirurgico. Sì, Rolando è stato sottoposto stamane alla clinica Fornaca a Torino dal professor Quaglia, mio collega dell'Università di Torino. Ci eravamo sentiti già sabato dopo la partita con il dottor Toincone, responsabile sanitario della, della Juventus. E essendo il giocatore di proprietà della Juventus si è preferito farlo trattare a Torino. Un infortunio che sembra banale, molti si chiedono come è stato possibile. Il ragazzo riferisce di essere risceso da un colpo di testa, aver sentito un picco, una fitta improvvisa sulla porzione laterale della caviglia. E ricordiamoci dell'anno scorso di Gianluca Caprari, che purtroppo ha avuto lo stesso infortunio, e anche lì abbiamo provveduto a operarlo mettendo una vite e risolvendo il problema. Nell'arco di, nell di due mesi, due mesi e mezzo, sarà nuovamente disponibile. Quindi, due mesi e mezzo il tempo di recupero per Mandragora. Io, io penso sia pronto per il ritiro estivo con la Juventus, che in realtà. Il ragazzo all'ospedale di Lavagna era molto preoccupato per questo perché forse per lui sicuramente per lui rappresenta un'occasione un unica. E chiaramente sono in vendita anche i tagliandi per i tifosi della Virtus Lanciano al prezzo di 10,50 euro, tariffa unica. Rete di vendita sempre Ticket One. La Pescara Calcio, peraltro, ha comunicato che al momento è stato abilitato solo il settore ospiti con capienza di 733 posti. In settimana, dopo la riunione del GOS, si valuterà la destinazione eventuale dell'intervento. Intera curva sud ai sostenitori eh, ospiti, eh, tagliandi per i tifosi del Lanciano che sono vendibili solo ai possessori della tessera del tifoso. In casa Virtus c'è amarezza per la sconfitta con L'Avellino, espulso a Menta che salterà il derby. Da valutare anche le eh, condizioni dell'attaccante eh, Ferrari che ha accusato un risentimento muscolare proprio nella gara con ehm, L'Avellino. Ascoltiamo a tal proposito eh, il tecnico ehm, Maragallo. Che parla della sconfitta di due giorni fa. Amarezza infinita, amarezza infinita perché avrei voluto tanto che questa partita si giocasse. L'ho già detto ad armi pari, e non mi riferisco chiaramente al, al fatto dell'espulsione. Dell e purtroppo ci siamo, giocato, ci siamo giocati la partita più importante del nostro campionato in inferiorità numerica e per noi è stato difficilissimo e nonostante tutto eh, non posso fare altro che lodare i ragazzi perché se da una parte ci sono stati degli errori gravi che ci hanno condizionato e fatto giocare in questa maniera, dall'altra hanno dato per l'ennesima volta il cuore e tutto quello che avevano dentro, tanto che nel secondo tempo abbiamo anche creato un paio di situazioni per, per poter pareggiare e probabilmente non avremmo rubato niente se lo avessimo fatto. Quello che, che mi preme in questo momento è ritornare immediatamente a fare allenamento e a far capire ai miei ragazzi che non devono mollare assolutamente niente perché le speranze di salvarci sono ancora tutte là, dipendono da noi e purtroppo dobbiamo stare più attenti e giocarci nella maniera giusta. E ora parliamo di Lega Pro, intanto con il nuovo ribaltone che si è verificato all'Aquila dove è tornato sulla panchina rossoblù il tecnico Carlo Perrone. Ci sono anche i crismi dell'ufficialità, poco fa è giunto in redazione il comunicato stampa diramato dall'Aquila Calcio che andiamo a leggere. I nostri tifosi sono un patrimonio irrinunciabile, un sostegno determinante per le sfide che ci attendono. A loro Speriamo di rimandare a fine campionato le polemiche e di soffrire insieme a noi per avere successo in queste ultime partite. L'Aquila Calcio, animata da questo spirito, ha richiamato il tecnico Carlo Perrone che si è reso subito disponibile a riprendere in mano la squadra per portarla alla vittoria. La società ha anche nominato come consulente per la gestione della crisi Carlo Susini al quale saranno demandati tutti i compiti di rappresentanza della società nei confronti della squadra, dei tifosi e degli organi di stampa. Un altro provvedimento è stato discusso al mister Giacomo Modica, vanno i ringraziamenti della società per l'impegno e la tenacia di cui è stato um, maestro apprezzato, um, certi di aver risposto prontamente nel migliore dei modi alle aspettative di tutti gli appassionati, diamo il bentornato e l'imbocca al lupo al tecnico uh, Carlo Perrone. Questo dunque il testo del comunicato, aggiungiamo noi che um, Carlo Susini dell'Aquila è stato anche uh, allenatore uh, nelle stagioni in particolare. In eccellenza. E ora parliamo di Teramo e andiamo a vedere la conferenza stampa del tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini dopo la partita persa ieri con la Spal per 2-0. Purtroppo quest'anno è così, abbiamo fatto anche una prestazione più che accettabile con tante occasioni da gol che non abbiamo sfruttato, abbiamo preso un palo dei tiri che potevamo sicuramente fare meglio, partita che poi non abbiamo sofferto più di tanto, ci è voluta la solita disattenzione, diciamo così, per, per avvelenarci anche questa giornata. Io mi metto nella testa di Scipioni in questo momento qua, e non è facile diciamo, superare questi momenti, queste situazioni. Per quanto riguarda il discorso mio personale, è un discorso che, come ho detto prima, non dipende da me. Io ehm, sto ascoltando, sto vedendo tutto ciò che mi accade intorno e, e quindi di conseguenza è, è prematuro per tutto. Teramo, è, io lo, secondo me è noioso che lo ripeto, però... È un pubblico particolare perché è un pubblico diciamo, che ti critica quando le cose non vanno come devono andare e però poi diciamo, legge bene tutte le situazioni che gira intorno alla squadra. Hanno veramente a cuore la squadra, al di là dei giocatori che giocano, degli allenatori che sedono in panchina, loro hanno proprio la passione per, per il teramo. E di conseguenza a me mi ha fatto piacere gli applausi, ma mi ha fatto piacere sicuramente in questi tre anni eh, diciamo anche il loro comportamento che hanno avuto nei miei confronti, compreso le critiche che quando li dovevo prendere mh, me li soppresi. Finisce qui questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. E vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi per commentare l'attuale momento del Pescara nella settimana che porta al derby con la Virtus Lanciano. Grazie per l'attenzione, buona serata.